Abbiamo raggiunto la Val d'Aveto, siamo a Santo Stefano d'Aveto, un comune che sicuramente vale la pena di essere visitato in estate ma anche in inverno. In inverno si può andare sulle piste da sci, quindi si può sciare, mentre in estate si possono organizzare tantissime escursioni. Tra poco andremo sulle piste da sci e poi faremo anche una bella passeggiata nel centro storico di Santo Stefano d'Aveto ed entreremo anche in una pasticceria per assaggiare un prodotto tipico. Compagnia di Giacomo Bertone, amministratore unico della Santo Stefano d'Aveto Servizi. Siamo qui sugli impianti da sci in una giornata splendida con tantissimo sole, si sta benissimo e soprattutto qui si scia. Quali sono gli impianti e quali sono le piste da sci disponibili per il pubblico? In questo momento è disponibile il campo scuola sci, dove i nostri giovani possono apprendere i primi rudimenti per prendere lo ski lift, stare in piedi e diciamo prendere dimestichezza con il manto nevoso. Ma abbiamo il sabato e la domenica, sperando sempre che la neve tenga, anche la pista rossa che dal Monte Bue, dove abbiamo inaugurato l'8 dicembre il rifugio, dove nella proiezione futura dovrebbe esserci anche un alloggio, addirittura 16 stanze, e dal Monte Bue la rossa che viene giù sul prato della Cipolla si ricongiunge con l'agonistica e diciamo che questo per ora in questa condizione, dove purtroppo a Cervinia ci sono 18 gradi e qua ce n'è 16, è quello che possiamo offrire. Diciamo che nonostante questo abbiamo offerto a 250 ragazzi delle scuole l'opportunità di sciare con lo ski pass a 10 euro, 6 euro il mangiare polenta e dolce, 5 euro l'ora di lezione sci e 5 euro il costo dell'attrezzatura. Abbiamo offerto un'opportunità che diversamente tanti non avrebbero potuto avere. Qui insomma ci sono piste da sci adatte un po' a tutti i target, come dicevamo, sia gente capace di sciare che appunto ama questo sport, ma anche a principianti, perché comunque sono piste molto ampie e molto facili insomma da fare. Ma soprattutto abbiamo un campo scuola sci dove abbiamo degli istruttori di altissimo livello. Stamattina per esempio 30 ragazzi messi tutti piccolini delle elementari per la prima volta sugli sci, ora mi è stato riferito che prendono tutti lo ski lift. Quindi direi che in 2 ore aver fatto questo, nel pomeriggio va a finire che gareggeranno con tomba. Insomma, hanno imparato a sciare in mezza giornata. Infatti c'è anche una, diciamo, pista dedicata proprio ai bambini. Il tapis roulant che è accudito, funzionante e consente con quella dolce discesa di acquisire quella dimestichezza che è fondamentale. Poi alle nostre spalle c'è un bellissimo rifugio dove si può prendere il sole, mangiare, insomma ci si può rilassare in un posto fantastico come quello in cui ci troviamo. E poi c'è anche l'altro rifugio invece più in alto, insomma si vede da qui, che dispone anche delle stanze. Esatto, però le stanze non sono ancora agibili, speriamo di poterle rendere agibili prima di agosto. Ma oltre che il rifugio, dove noi diciamo con 15 euro medio diamo la polenta, sugo funghi, cinghiale o quello che c'è di contorno, la salsiccia e le patatine fritte, sfido chiunque andare a vedere in giro per il mondo questi, diciamo, target di prezzo. Abbiamo anche la scuola sci del Centro Sportivo Italiano, dove per chi ha voglia all'ultimo momento di indossare un paio di scarponi e incalzare un paio di sci, lo possiamo accontentare.
sempre se c'è la misura del piede giusto. Se uno viene con un 46, abbiate pazienza, raccorciate il piede o fornitevi prima e non fatevi venire il desiderio e la voglia dopo. Questo è anche un posto naturalmente dove si può venire d'estate, perché ci sono tante escursioni da fare e poi ovviamente, insomma, a livello paesaggistico, naturalistico, è un posto strepitoso. D'estate noi facciamo anche delle serate con la guida turistica, che è lo stesso sindaco, e conduce quelli che sono i, diciamo, gli alpinisti, i camminatori, in posti incantevoli.